Percorso spirituale in musica, massima espressione di un quartetto storico, tappa fondamentale nello sviluppo del jazz modale. A Love Supreme rappresenta uno dei momenti più alti e intensi della musica jazz. Articolato in una suite unitaria, il disco si svolge come un vero e proprio rito. Il richiamo dei fedeli con la cosiddetta fanfara di apertura, il mantra del titolo ripetuto come un salmo responsoriale, il riconoscimento e la ricerca del divino fino all'elegiaco finale di ringraziamento. Gli aspetti spirituali del disco sono esplicitati ulteriormente nel testo inserito dallo stesso Coltrane nel booklet. E Psalm, l'ultimo segmento della suite, è la lettura al sassofono di una poesia dedicata all'essere supremo scritta dal sassofonista. Nella musica del quartetto si intreccia in maniera perfetta la connessione tra moderno e ancestrale, insita nel jazz modale. Soprattutto nella prima e nell'ultima parte, dove il quartetto si allontana con maggiore forza dalle dinamiche tonali, la musica è trascinante, libera dai confini e capace di arrivare e imporsi in maniera immediata all'attenzione dell'ascoltatore. L'utilizzo degli ostinato, di ritmi e scale provenienti dalla radice africana, il richiamo profondo e denso al blues, la gestione delle armonie basata anche su aspetti numerologici ed esoterici, tutto questo contribuisce con forza allo sviluppo del disco e mette in contatto il quartetto, la sua musica, con le radici intime e basilari di tutte le culture musicali del mondo, alla ricerca di una sintesi di elementi spirituali e universali. La sezione, per così dire, più tradizionale dal punto di vista jazzistico, vale a dire la parte centrale del lavoro, accresce ulteriormente la tensione spirituale e rende ancora più completo il disegno stabilito da Coltrane. Un disegno preciso e capace, come in pochissimi altri casi, di far coincidere ispirazione del momento e architettura generale, innovazione e capacità di legarsi al proprio presente. La qualità estremamente alta di un lavoro concepito in maniera simile è naturalmente dovuta anche al grado di maturazione, alla coesione e alla forza espressiva del quartetto formato da John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones. Il gruppo riprende e rilancia in maniera eccezionale sia il versante spirituale che le sperimentazioni proposte da Coltrane e, come dimostrano la compattezza musicale, la capacità di risposta immediata e corale ad ogni stimolo, gli assolo definitivi di ciascuno dei musicisti. Oltre a queste, A Love Supreme contiene in realtà una miriade di ulteriori letture possibili, dal discorso razziale alla voglia e alla necessità di esplorare se stessi e il mondo esterno attraverso la musica. Il desiderio di andare oltre pur mantenendo equilibrio e consapevolezza rende il disco un capolavoro assoluto della storia del jazz.